Buongiorno a tutti, una pillola di giochi per l'orecchio, perché anche quando si diventa più bravi è importante continuare a mantenere la forma, l'ascolto, l'interesse per gli altri e curare le relazioni tra i suoni che nascono dalla pratica di gruppo. Quindi riprenderemo la lettura sulle dita a tre voci con un nuovo modo di gestire il gruppo. Sarà complicato per il direttore e sarà molto divertente per chi canta e molto formativo. E di nuovo indovinelli, il nuovo canto interrotto, poi il piano vivente, un nuovo gioco che spiegheremo di nuovo che si può fare in gruppo. Qualche piccola lettura sulle dita per esercitarsi sempre nel riconoscimento dei suoni. Eccoci all'estensione completa. Andiamo con i pallini. Do, re, mi, do, re, sol, 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 la. Ti do. Vi ricordate? Ormai è diventato il vostro nome Ti, per evitare di avere la S che contraddistingue sia il Sol sia il Si. E abbiamo detto rispetto al Sol che quel di bassi li scriviamo con un piccolo trattino in basso, mentre questo è un Sol acuto. Lettura sulle dita a tre voci. Sarà difficile anche da dirigere, bisogna essere divisi in tre gruppi. Chiaramente si può fare con una voce sola o con due o con tre. E se si è in due gruppi si possono alternare le varie combinazioni, come ascolterete nel video. Vi faccio sentire la prima. Do, sol, ul, fa, fa, mi, re. Ricordate con gli indovinelli, partiamo sempre dal Do, facciamo tre suoni. La, 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 sale, scende, faccio ancora una volta. La, la.
Possiamo provarlo? Scende poco per volte. Andiamo a vedere il secondo. Parto con il do. Secondo suono uguale, vero? Sì, è il sol acuto. E questo terzo? Scende? Scende per scala? Sì, c'è un saltino. Se no sarebbe la, come quello sopra. La. Quindi, do, ti, sol. Andiamo a fare quello dopo. Oh, l'ho già sentito questo intervallo. La quarta do, sol, andiamo avanti. La, l'ho già sentito. E poi la. Sì, è lo stesso suono. Cosa abbiamo trovato? Un intervallo di ottava. E poi l'ultimo. Questa volta mi sa che è il contrario. So. Sentite che dopo che ho cantato la terza provo a ritornare sulla prima e così ho di nuovo un intervallo. Sì. È di nuovo l'ottava. Non l'affrontiamo in questa pillola, ma ci ricordiamo di due elementi importanti. Il primo è continuare a lavorare per costruire una nostra biblioteca di suoni. Abbiamo fatto tanti esempi di canti popolari, di situazioni, anche prese dalle serie TV, dai jingle pubblicitari, non importa. L'importante è che sia di nostra proprietà. Davvero. E poi ricordarsi di proseguire a sperimentare il dettato musicale. Nella palestra vi sono sempre molti esempi che possono accompagnarci proprio nell'esplorazione dei nuovi suoni. Vi racconto ancora il gioco del piano vivente. Immaginiamo di essere un bel gruppo di amici. Ci dividiamo in cinque gruppi. Cosa vorrà dire il piano vivente? Beh, che facciamo un pianoforte. Il primo gruppo canterà sempre il Do, il secondo gruppo canterà sempre il Re. Terzo Mi, quarto Fa e quinto Sol. E il direttore, può essere a turno uno di voi, dà la voce al gruppo che deve cantare. Do,
cantano solo quelli del Do. Sol, Re, Mi. Basta fare un gesto verso chi deve cominciare. Fa, Do, Sol, Do, Re, Mi. Se voi imparate a fare questo gioco, anche in pochi gruppi, anche solo su Do, Re, Mi, può diventare alla fine un gioco molto molto interessante e molto utile per l'orecchio. Eccoci arrivati alla fine di questa pillola dedicata ai giochi, piano vivente, dettato, lettura sulle dita, canto interrotto, le tombole ancora, ancora il domino, tutto quanto lega suono e segno, anzi possibilmente dall'ascolto al riconoscimento dei suoni. È una pratica preziosa, preziosa per la crescita personale, preziosa per il gruppo, preziosa per il coro, e tutti questi giochi sono adatti anche a gruppi che non cercano la lettura musicale, ma che possono procedere e approfondire le loro conoscenze proprio nell'ascolto reciproco. Per chi volesse fare qualche esercizio in più, ci vediamo in palestra. Grazie, alla prossima!